Quando una squadra ormai senza speranze di salvezza si batte con impegno, come ha fatto oggi il Como, merita un elogio incondizionato. Nessun rilassamento, nessuna concessione ad un avversario, l'Inter, che invece di obiettivi ne sta ancora inseguendo, il successo in Coppa Italia oppure un posto in Coppa UEFA. I nerazzurri, oggi in maglia bianca, di gioco ne hanno sviluppato parecchio. Hanno avuto a portata di mano diverse occasioni, protagonisti soprattutto Altobelli, Bagni e Oriali, ma soltanto una volta sono andati in gol. Ecco come sono passati in vantaggio dopo 35 minuti di gioco, la rete è di Bagni. Per il resto la determinazione del Como, la prontezza di Giuliani, qualche pasticcio in area avversaria ed anche un pizzico di sfortuna hanno impedito alla squadra di Bersellini di tornare a casa con l'intera posta. Poi si è aggiunto l'infortunio a Bordon. In una parata in tuffo, l'estremo difensore si è procurato una lussazione ad un dito. È in forse la sua convocazione in nazionale in vista della partita di Lipsia. Bordon ha lasciato il posto a Pizzetti, al quale è toccato incassare pochi minuti dopo il gol del pareggio comasco. Autore Nicoletti. Per concludere, una nota all'attenzione di Bearzot. Beccalossi, ancora una volta, ha giocato niente male.